carità e rose e fiori. La vita è come, ecco, diciamo che la vita all'inizio è sempre tutto leggera come l'acqua della giovinezza e tu ci aggiungi la sabbia dell'esperienza e la imbatti. E credi che venga chissà cosa, invece diventa dura, dura, cemento armato di vita amara che ti attacca addosso e senti come un muro che aspetta solo di crollare. Che cazzo di paragone? Io nell'ambito del paragone cementizio sono bravissimo, resto un po' nel mio ramo di competenza, ma mi esprimo bene, perché io se non fossi stato un oratore avrei fatto l'oratore, che dico l'oratore? L'attore. E poi ho detto che fare un oratore invece dei mattoni, uno mette uno sull'altro le parole, le azzecca, le attacca che stiano dritte, che reggono e ci fa una costruzione e ci ricostruisce dei palazzi grandi, pieni di ornamenti e balaustre, frecce, chi e cori. Ma poi se guardi bene, basti che dai una martellata e un filone e crollano, sono costruiti su nulla. Sono delle grandi fregature ornamentalate che dentro non c'è niente. Oppure che c'è, invece. Chi mette i mattoni senza neanche guardarli. E lo stesso colore fa sempre quello che gli ordini il capomastro, e nasce quello che ha di periferie tutte e tre. Uguale. Gira e gira. È sempre lo stesso discorso, come nei programmi della TV. Gira e gira, è sempre lo stesso mattone. È sempre lo stesso mattone di faccia di culo. Con cui ci fai un culo, faccia di culo. E un palazzo di 10 piani di faccia di culo. E una trasmissione di faccia di culo, ma un canale di faccia di culo e così via. Di culo. Invece, per fortuna, c'è chi fa una casa di un discorso che sembra normale, ma una scorta ed entra nella casa di mattone, c'è di parole e ci si può vivere bene, c'è dentro delle persone vere, vive, vegetali, c'è la cucina, il pane, fiori, lo stereo, la musica, l'allegria, e uno dice qua dentro c'è qualcosa costruito a piombo, costruito proprio. Mi piacciono queste cose che io dico muratore, 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 forse perché noi muratori dipende sulle imbalcature, si vede le cose dall'alto e si mette su una prospettiva un po' filosofica. Perciò dai e dai, e basile, e basta, sono giunto a questa conclusione che basta! La vita non è una questione, ma per un muratore essere un posto migliore, uno così, no, un più di così, un che ne so, un perché no, sono matto, no, e che ieri ho fatto un giorno. Al decimo piano, perché avevo mangiato un po' pesante, siccome che la mortadella, il panino, è un po' unta, pensavo, e tendeva a scivolare, a cadere giù al suolo per effetto della forza gravitazionale, universale, allora ci ho messo una spalmata di cemento, tipo maionese. La mortadella è rimasta attaccata al panino, ma il panino va un po' baluato, un po' passato, ma si è cercato un po' lo stomaco nel duodeno e allora mi sono addormentato là sul suo spino al decimo piano. Ho sognato che all'improvviso arrivava il capomastro,
modestamente ho vomitato 3 volte, ho visto le nuvole rosso che sembrava una panne, bravo. E io con la mia imbarcatura ero arrivato in questa altissima stratosfera. Guardavo queste nuvole bianche e rosa e dicevo, ma che cazzo ci faccio? Che straminchia di casa mi toccherà costruire e chi vedo? Quello che è caduto dall'impalcatura quest'inverno si è schiantato, non so. Noi muratori cadiamo dalle impalcature, lavorassimo alle scrivanie, cadremmo dalle scrivanie e ci faremmo meno male, ma noi testardi cadiamo sempre dalle impalcature e crepiamo. Infatti io dico a mio figlio, ma non è rimorto. E lui, certo, sono morto. Ah, dico, meno male. Pensavo che mi ero incoglionito, mi sbagliavo. Che fai quindi? Sono venuto a chiamare perché il capo maestro si vuole. C'è il pedente. Ma quello sta giù a bar, che viene su con noi curatori, quello sta in fagiolo a dare ordini in razza terra. No, dice Mimino. Devi sapere che fino al 100° piano il capo maestro è Cece. Ma sopra le nuvole cambia la porta, c'è un capo maestro che si chiama Pietro, che la calma lo vedi la lampada, ma c'è bisogno, vedo 1, 3 nuvole più là con la barba bianca che mi fa sentire come è un sogno, non devo mica stare a trovare il dico conduttore.
allora dico perfettamente la parte scarsa. Io posso rifare il cardine nella parte muratura, ma per la parte corta, propriamente detta, ci vuole un falegname. E questo c'era un piano, dice Pietro, è il papà del capo. E arriva uno con la barba grigia e dice, sono Giuseppe, piacere, un bel lavoro insieme. E io ci dico, sì, e camminiamo sulle nuvole e tutti ci guardano e dicono, meno male che c'è Giuseppe, e meno male che c'è anche il muratore. E ci guardano con rispetto, ma paura fa. La signora vestita di bianco mi guarda un bacio. Dove sei? Di Arimatea. Ah. Arimatea vicino Modica. C'è un cugino lì, Carmelo Pino. E lui dice no, io. E tiriamo fuori gli strumenti e prendiamo il filo a piombo che sprofonda le nuvole e basta. E ci mettiamo a lavorare proprio bene. Tutti quelli che passano di là si fermano a guardare. E sorridono e approvano perché è un lavoro proprio da fare con cura ed esperienza, perché la volta 10 volte una volta normale ma ci diamo dentro e studiamo finché arriva un biondino Gabriele si chiama e ci porta 2 panini con la mortadella e un bicchiere di vino e dice pausa adesso riposate. E allora io mi strappo su una nuvola. Giuseppe vicino a me dice attento e calmi, da qua è alto, proprio come sulle impalcature. E io, ma io sto attento, io dalle impalcature non sono mai caduto. Sei sicuro? Dice Giuseppe. E come no? Sono vivo io. E Giuseppe sta qui. Poi basta un aeroplano e un branco di cicogne e c'è tanta gente. C'è un cuore quale a passo ponte e una di giuro uguale a mia nonna Filomena da giovane. Si sente cantare. Riposo, poi finiamo il lavoro, Giuseppe. Dobbiamo fare un bel lavoro stavolta, perché qua